Questo video è in collaborazione con Keyforge Italia, Grande Inverno e Fantasiastore.it, dove se inserirete i codici riportati in descrizione riceverete il 5% di sconto. Signori, ben ritrovati sul canale. Quante volte vi è capitato di dover spiegare le regole di Keyforge ad un amico? Se vi è capitato, in questo video andremo a scoprire come imparare a giocare a Keyforge in meno di 15 minuti. Le regole che andremo a trattare sono soltanto quelle basilari che servono per iniziare a giocare. Per saperne di più, vi consiglio di scaricare il regolamento che vi ho lasciato in descrizione. Buona visione! Keyforge è un gioco creato da Richard Garfield, lo storico inventore di Magic the Gathering, dove ogni mazzo è unico e non c'è deck building. Questo vuol dire che quando si comprerà un mazzo, quello stesso mazzo non potrà essere modificato con altre carte e dovrà essere giocato così come è stato trovato. Ogni mazzo ha una carta identità, o più comunemente chiamata Arconte, con il nome di quest'ultimo e le tre casate che rappresentano il mazzo stesso sul fronte e la lista completa delle carte che ne fanno parte sul retro. L'obiettivo di Keyforge è quello di collezionare ambre per forgiare una chiave. Quando collezioni 6 ambre, puoi automaticamente forgiare una chiave ad inizio turno. Il primo giocatore che forgia 3 chiavi vince la partita. Prima di iniziare a giocare, ogni giocatore mescola il proprio mazzo, Arconte escluso, e si decide chi inizia in maniera casuale. Per giocare sono necessari 3 segnalini chiave rivolti a faccia in giù, l'Arconte, un segnavincoli ed ogni segnalino per giocare. Notate bene, è da notare che se non si hanno i segnalini adatti, si può sempre utilizzare un assortimento di dadi per iniziare. Confonderà un po' le idee all'inizio, ma ci si farà l'abitudine. Per trovare i segnalini adatti, basterà acquistare un qualsiasi starter kit per 2 giocatori o un mazzo deluxe. Il giocatore che inizia per primo pesca 7 carte, mentre il secondo giocatore ne pesca 6. Ogni giocatore può rimescolare le carte nel mazzo se la mano che ha pescato non gli piace, ma ciò gli comporterà una penalità, costringendo quel giocatore a pescare una carta in meno. Le fasi di gioco sono forgiare una chiave, scegli una casata, gioca, scarta ed usa le carte della casata scelta, ripristina le carte, pesca le carte. La prima cosa che succede in un turno è forgiare una chiave, se è possibile. Se hai 6 ambre all'inizio del tuo turno, forgi in automatico la chiave. Non puoi decidere di saltare la forgiata e puoi forgiare una sola chiave in questo passo. In Keyforge ci sono 9 casate diverse. Come in altri giochi, non hai bisogno di risorse come mana per giocare carte dalla tua mano. Ti basterà scegliere una delle 3 casate che rappresentano il tuo mazzo e giocare il tuo turno. Ogni mazzo ha 12 carte di 3 casate diverse. Le 3 casate sono rappresentate sul tuo arconte. Una volta scelta la casata, potrai giocare, usare, scartare, combattere e raccogliere con ogni carta della casata scelta. Non potrai invece giocare, usare, scartare, combattere o raccogliere con carte di casate diverse. Ogni volta che una carta viene distrutta, viene messa nella pila degli scarti. La pila degli scarti è una risorsa consultabile da ogni giocatore in qualsiasi momento della partita. Ci sono 4 tipi di carte che possiamo trovare in Keyforge. Creature. Queste carte vengono posizionate sulla linea di battaglia e hanno un valore di forza ed armatura. Possono essere usate per raccogliere ambre, combattere altre creature nemiche o azionare i loro effetti attivi o passivi. Artefatti. Anche queste carte vengono messe sul campo di battaglia, ma sono posizionate dietro la linea di battaglia. Possono avere vari effetti, passivi o attivi. Azioni. Queste carte vengono utilizzate per compiere un'azione specifica e una volta risolto il loro effetto vengono distrutte. Esse non restano posizionate sul campo di battaglia. Migliorie. Queste carte vengono equipaggiate ad una creatura e di solito forniscono un bonus. Devono essere necessariamente giocate su una creatura e rimangono sul campo di battaglia fino a che essa non muore o lascia il gioco per qualsiasi motivo. Per riconoscere che tipo di carta è, puoi leggere la specifica sotto il nome della carta stessa. Alcune carte riportano questo simbolo. Quel simbolo ti farà guadagnare un'ambra non appena giocherai la carta. Quando giochi una creatura o un artefatto, essi entrano in gioco esauriti, ovvero messi in questa posizione. Alla fine del turno le carte passano da esaurite a pronte. Alcune carte hanno abilità passive che possono cambiare lo stato del gioco e restano attive anche quando utilizziamo casate diverse. Altre invece hanno abilità attive che devono essere innescate. Azione, che può essere usata per risolvere il suo effetto. Combattimento, che fornisce un bonus quando la creatura combatte e sopravvive al combattimento. Raccolto, che fornisce un'ambra e innesca l'effetto.
Tutte le creature possono raccogliere, ma se leggi raccolto su una carta, sta a significare che ci sarà un effetto bonus derivante dal raccolto. Quando giochi una creatura, e ne puoi giocare quante ne vuoi della casa attiva sul campo di battaglia, i passaggi da seguire sono i seguenti. Il bonus di Ambre viene posto nella tua riserva, se la creatura ne ha uno. L'effetto gioco viene attivato e risolto. La creatura entra in gioco esaurita e alla fine del turno la creatura torna pronta. Quando giochi una creatura sul campo di battaglia, essa deve essere posizionata su un fianco e non potrà essere mossa una volta giocata. Quando una creatura viene distrutta, lo schieramento slitta. Posizionare creature in modo intelligente conta molto, visto che ci sono creature che hanno abilità come provocazione che proteggono i propri vicini da attacchi. Le creature con provocazione vengono posizionate un po' più alte rispetto alle altre creature, per far notare il loro effetto all'avversario. Le creature pronte della casa attiva possono raccogliere, compiere un'azione. Compiendo un'azione si esaurisce la creatura per risolvere l'effetto di quell'azione. Se si aziona una creatura, essa non potrà raccogliere o combattere in quel turno. Combattimento. Le creature possono essere utilizzate per distruggere le creature dell'avversario. Questo fermerà o rallenterà la raccolta nel turno dell'avversario e ci permetterà anche di liberarci da effetti passivi o attivi provenienti dal suo arsenale. Ogni creatura ha un valore di potenza e di armatura. Il valore di potenza rappresenta anche la vita della creatura. Quando una creatura prende danni, l'ammontare di quei danni viene segnalato attraverso dei segnalini danno che rimangono su di essa fino a che la creatura non muore o viene curata. I danni vanno a danneggiare soltanto la vita della creatura, mentre la sua potenza rimane invariata. Quando i segnalini danno superano la potenza di una creatura, essa muore. Il valore di armatura protegge le creature dai danni. Questa creatura, ad esempio, non ha armatura. Se trovate una creatura con un numero sullo scudo, esso rappresenterà il valore di armatura di quella creatura. Quando l'armatura viene distrutta, essa torna intatta alla fine di ogni turno. Quando una creatura è stordita, quella creatura non potrà essere utile fino a che il segnalino stordito non verrà rimosso attraverso l'utilizzo della creatura. Se stordita, una creatura non attiverà nessun effetto né produrrà ambre dal raccolto. Per concludere il turno, ripristina ogni creatura, pesca carte fino ad averne 6 in mano, non c'è limite di carte nella mano, semplicemente se avrai più di 6 carte non pescherai altre carte. Se il mazzo finisce, rimescola la pila degli scarti e forma un nuovo mazzo. Se hai 6 o più ambre, dichiara il check. Avverti l'avversario che nel prossimo turno forgerai una chiave. Ci sono comunque degli effetti passivi o attivi di carte che possono limitare la pescata. Ad esempio, la succube fa pescare all'avversario una carta in meno. Un altro effetto che fa pescare meno carte è dovuto dai vincoli. Alcune carte ti penalizzano assegnandoti dei vincoli. Questa penalità rappresenta le carte in meno che dovrai pescare ad ogni turno. Più vincoli hai, meno carte pescherai. Questa penalità non è permanente e potrai sottrarre un vincolo al costo della tua sesta carta, che non pescherai a fine turno. Ci sono molte parole chiavi in Keyforge e in questo video ne vedremo solo alcune per permetterti di iniziare a giocare. Per la lista completa ti consiglio di consultare il regolamento che potrai trovare qui in descrizione. Tornando a noi e alle parole chiavi, andiamo a dargli un'occhiata. Archiviare. Alcune carte ti chiederanno di archiviare una carta. Gli archivi sono una zona a parte del campo di gioco dove puoi far magazzino di carte per una giocata futura. All'inizio del tuo turno puoi decidere di riprendere tutte le carte che sono contenute nel tuo archivio. Non puoi decidere di riprendere parte del tuo archivio. Va necessariamente ripresa ogni carta che ne fa parte. L'archivio è messo a faccia in giù e solo tu puoi consultarlo in ogni momento della partita. Epurare. Quando una carta è epurata, essa viene rimossa dal gioco e posizionata sotto l'arconte fino alla fine del gioco, a meno che non ci siano carte che specifichino il contrario. Omni. Quando giochi una carta con abilità Omni, essa potrà essere utilizzata già dal turno successivo, anche se non hai scelto la sua casa come attiva. Catturare. Quando una carta cattura un'ambra, essa va ad attingere nella riserva dell'avversario e posiziona quell'ambra su se stessa. Quando la creatura lascerà il gioco, l'ambra che aveva catturato tornerà nella riserva del nostro avversario. Questa abilità serve per rallentare la forgiata dell'avversario. Rubare. Questa abilità è completamente diversa da catturare. Quando una carta ruba, essa va ad attingere dalla riserva dell'avversario per portare quell'ambra nella nostra riserva. Ricordatevi che l'obiettivo principale di Keyforge è quello di collezionare ambre. Per fare ciò, giocate carte con ambre bonus, raccogliete con le vostre creature
rubate ambre dalla riserva avversaria o ottenetele con azione e effetti. Concentratevi sul gioco perché, signori, è solo una questione di ambre. Regola del 6. In Keyforge non ci sono combo infinite. Ogni carta può essere giocata e usata per un massimo di 6 volte. La regola d'oro di Keyforge. In Keyforge, se il testo di una carta contraddice il regolamento, il testo della carta ha la precedenza. Riassumendo, puoi iniziare una partita con un assortimento di segnalini, le tue 3 chiavi non forgiate e con qualunque giocatore che abbia un mazzo con sé. Il primo giocatore viene scelto in modo casuale e pesca 7 carte e può giocare solo una carta nel suo primo turno. Il secondo giocatore pesca 6 carte e può giocare qualsiasi carta voglia della sua casata attiva. Forgia una chiave se hai 6 ambre più nella tua riserva. Puoi forgiare una sola chiave in questo passo e devi farlo obbligatoriamente se possibile. Scegli una casata. Puoi giocare, scartare, usare o raccogliere solo con le carte della casata scelta. Gioca, scarta, usa e raccogli con le carte della casata scelta a meno che non ci siano carte che ti permettano il contrario. Ripristina le carte. Pesca fino ad avere 6 carte in mano, a meno che tu non abbia vincoli o penalità derivanti da altre carte. Ricorda, le carte creature ed artefatto entrano in gioco esaurite. Le carte tornano pronte dopo che sono state usate. Usare una carta la esaurirà ed essa non potrà essere utilizzata di nuovo fino a che non tornerà pronta a fine turno o per l'effetto di un'altra carta. Quando giochi creature, esse entrano nella linea di battaglia e non possono essere spostate, le creature della casa attiva possono essere utilizzate per raccogliere ambre, attivare le loro abilità o combattere con le creature avversarie. Durante il combattimento, i danni alle creature vengono inflitti simultaneamente e vengono contrassegnati con dei segnalini danno. Questi segnalini vengono rimossi dalla creatura se essa viene curata o distrutta. L'armatura previene un certo numero di danni per turno. Se una creatura combatte e la sua armatura viene distrutta, essa torna intatta alla fine del turno. Se forgi 3 chiavi, il gioco finisce e vinci la partita. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Vi chiedo gentilmente di condividerlo con gli amici che vogliono giocare a questo fantastico gioco di carte e ai quali serve una mano per iniziare. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale, di lasciare un mi piace o semplicemente di scrivere un commento per far crescere sempre di più la community. Grazie di essere stati con me, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!